Dal 26 al 28 luglio le cave di Fantiano faranno da cornice ad un imperdibile evento, trasformandosi in un palcoscenico d'eccezione per un interessante viaggio sonoro. Un'edizione che strizza l'occhio ai più giovani con un programma ricco di concerti di artisti emergenti e affermati. È il Cryptalis Fest con concerti, talk e tanto altro. Non è solo musica, è anche immergersi direttamente nella bellezza del paesaggio, oltre che nel centro storico, all'interno delle cave di Fantiano, con il concerto all'alba e poi le passeggiate notturne all'interno delle nostre bellissime gravine con un concerto all'interno delle stesse. Quindi ecco, quella bellissima esperienza che si può fare sul nostro territorio all'insegna della musica e della cultura. Si parte il 26 luglio con Mace, per poi passare il 27 luglio ad Argentamico. È un bellissimo concerto all'alba di Valentina Magaletti, sempre alle Cave di Fantiano. Unione partecipativa del territorio, un punto di forza questo per il direttore artistico Roy Paci. L'unione, la forza partecipativa di tante anche realtà del territorio, quindi siamo anche molto contenti di aver creato una cosa che probabilmente getta le basi anche per una continuità, a prescindere dal fatto che siamo noi a portarla avanti o meno, però comunque mi auguro che questi qui siano appunto i presupposti per poter veramente creare una continuità a questo che si preannuncia, insomma, un festival molto importante.